Presidente, grazie. Cercherò di essere breve e di non sviscerare tanti dati, perché la genesi di questa discussione nasce dall'impossibilità che oggi hanno gli enti locali di servire i propri cittadini anche dal punto di vista ordinario. Un'impossibilità dettata da 2 anni di promesse di questo governo relative al patto di stabilità e relative alla rivoluzione della fiscalità locale. Le mozioni nascono per questo. Nascono perché oggi i sindaci non sono in grado di rispondere ai servizi sociali, all'assistenza sociale, ma anche addirittura alle asfaltature delle loro piccole strade, o addirittura, e questo è abbastanza evidente, alla sicurezza dei propri cittadini. Tutto questo non solo dovuto ai tagli, ma anche a delle operazioni di centralismo che sono iniziate con il governo di Monti, vorrei ricordarlo a qualcuno qui presente in aula. Governo arrivato perché sennò sarebbe arrivata la Troica, ma Monti è la Troica. E le operazioni di centralismo sono iniziate lì e sono continuate con questa maggioranza e questo governo. Cito la riforma costituzionale, che riporta poteri e competenze allo Stato centrale e li toglie alle regioni. Cito il disegno di legge Delrio rispetto alle province e i tanti innumerevoli scelte rispetto ai tagli indifferenziati che sono stati fatti. E tutte queste scelte sono state fatte da un governo che ha come componenti principali ex amministratori locali che ben dovrebbero conoscere le situazioni territoriali e l'importanza delle autonomie nella gestione delle comunità e dei singoli territori, anche per le differenze identitarie e culturali che i singoli territori hanno tra di loro. Ci sono diversi problemi rispetto ai vostri al vostro metodo e al vostro atteggiamento. Io ne cito 2. Il fatto che voi non differenziate mai tra virtuosità e dissesto degli enti locali è per noi un gravissimo problema. Noi siamo estremamente convinti che le virtuosità debbano essere da esempio e vadano soprattutto premiate, e che i dissesti siano penalizzati se causati da qualche amministratore irresponsabile, che tutte le volte viene ripianato e salvato da un intervento statale. E l'altro motivo, che per noi è però il principale, è la mancanza dell'applicazione dei costi standard e la messa in un cassetto del federalismo fiscale. L'unico modo, e non lo dice solo la Lega, ma anche un'ultima ricerca della Fondazione Sussidiarietà, per far ripartire l'economia di questo Paese. Quindi per cui noi ci asterremo sulle mozioni presentate dal resto delle opposizioni, perché non mettono mai in risalto la differenziazione tra premialità dei virtuosi e penalizzazione di coloro i quali hanno causato il dissesto. E bocceremo le mozioni delle maggioranze, perché ci risultano una presa in giro. Voi avete trasformato i sindaci in esattori per lo Stato, a loro mancano non solo i soldi, ma addirittura una doverosa e razionale capacità di programmazione che voi gli avete tolto. Non sanno quando approvare i bilanci, non sanno quale sarà e come provvederanno ad avere il loro gettito fiscale, non riescono a provvedere all'ordinaria amministrazione. E badate che questo oggi può essere un problema finanziario ed economico, ma domani può essere un problema sociale di cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità. Questo Paese e queste comunità si salvano solo con il federalismo fiscale, e qualcuno che tra di voi sosteneva la stessa identica tesi oggi dovrebbe alzare la voce.